Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036. By Night Roma, 104 and 5 FM. Let's begin. Let's begin. The show must go on, come si dice. Prego. Quindi continuiamo con la nostra scaletta e i nostri talenti. Ce abbiamo l'hai, sei preparato? Ci sono, questa volta sono preparato. Tanto Francesca Romana D'Andrea fenomeni... non ti ha chiamato nessuno. No, non gli non piace. Va bene, non funziona. No. I due fenomeni che abbiamo qui vicino, con loro che lui che ci ha pensato 20 minuti e non sapeva cosa dire, lei che ha detto la maglietta sull'ombelico, hanno un sono copione. Due personaggi della compagnia teatrale, il Cantiere Teatrale. È un gioco di parole, ma funziona così. Ovvero, che cos'è Cantiere Teatrale? Lo dico io. Innanzitutto si trova in via Augusto Armellini 73, zona Marconi Magliana. Ma ci non è siamo. Che dobbiamo fare la pubblicità a tutti. Vabbè, a me mi piaceva dirlo, ecco, dare okay. delle informazioni. Vabbè, do il sito internet www.cantiereteatrale.it e ma dove si gioca a fare sul serio, giusto? No. Questo è il motto. Loro sono. Ecco, Alessandro e Rossella ci faranno una scena anche qui ripresa da un famoso film italiano, è Bianco, Rosso e Verdone. La scena è quella della Soralella e Verdone delle mutande, vero? Ci siamo? Siete preparati? Vi sentite pronti? Certo. Allora, mi hanno detto non mi fare domande scomode, no. Io ti devo dire una cosa, proprio oggi riflettevo e dicevo noi dobbiamo valorizzare sempre di più e tramandare i film... quelli della commedia all'italiana, anche ai giovani, no? No, ecco, qua non è... una cosa che vorrei tornasse di allora, moda sono quei film là. Quei film lì, ma anche, cioè, riflettete sulle scene. Ma quando li faranno mai più questi film? Ma non ci sono più gli attori, però. Tra l'altro, Carlo Verdone, abbiamo avuto il piacere di conoscerlo allo Stadio Olimpico. Vi faccio capire che Carlo Verdone è veramente... il vero Carlo Verdone... è questo qua che vi facciamo guardare voi al Killjoy e noi lo sentiamo in diretta su Radio Radio By Night Roma. Senti un po' quelli di una volta, capito? By Night Roma. Nonna. Ho visto una cosa che mi ha fatto tanta paura. È un sognaccio, mimmi, dormi su, da retta a nonna. Sì, un sognaccio. Una signorina, no? Che dice fa maestro, no? Così, proprio dei punti in bianco, no? Si è presentata tutta nuda, no? Con tutto il coso delle donne di fuori, tutto il sotto delle donne di fuori, no? C'era come un bosco nero, no? Come un triangolo. Sembrava proprio come se ci fosse dei mutanti, però pure arte come mutanti. Ma te l'ho detto che insognaccio, Mimmi. E sì, buono, dormi, su. Ma forse erano mutanti. Scusi, guardi che se gli sta raccontando la strada il camionista che hanno arrestato per colpa mia, non gli dia retta, eh? Capito? Perché la colpa è sua, che fa amicizia con tutti, cani, porci, ladri, tutti! Non gli sto a raccontare del camionista, io sto a dire che razza di nipote che c'ho, grande, grosso e fregnoni, che scambia la forca per bar dei mutanti! Pure questo gli sta raccontando! Pensi, allora con me è chiuso, va bene, te dico più niente, va bene? By Night Room. Applauso ai nuovi... ospiti, doppiatori, andiamo a rifar partire la scena e a sentire, sentiamo se vanno i microfoni? Sì. Ah, tu lo imiti? Prova. Ah, lo fai proprio imitato? E tu pure? Io no. Te sei te e lui è Mimmo. Io sono Mimmo. Sentiamoli come se la cavano, applauso, vai! By Night Roma. Nonna. Ho visto una cosa che mi ha fatta tanta paura. Il sognaccio, Mimì. Dormi su, da retta a nonna. Sì, il sognaccio. Una signorina, no? Che dice che fa la maestra, no? Così, proprio di punto in bianco, no? Si è presentata tutta nuda, no? Con tutto il coso delle donne di fuori, tutto il sotto delle donne di fuori, no? C'era come un bosco nero, no? Come un triangolo. Sembrava proprio che ci avesse dei mutanti, però. Pure altre come mutanti. Ma t'ho detto che è un sognaccio, Mimì.
sì, buono, dormi su. Forse erano mutandi. Scusi, guardi, se gli sta a raccontare la storia del camionista che hanno arrestato per colpa mia, non gli è diretta, hai capito? Perché è la colpa sua che fa amicizia con tutti, cani, porci, ladri, tutti. Non gli sto a raccontare del camionista, gli sto a dire che razza di nipote che c'ho, grande, grosso e fregnone che scambia una sorca per un par di mutanne. Pure questo gli sta a raccontare, benissimo, là con me è chiuso, va bene? Non ti dico più niente, va bene? Radio, by Night Roma, 104.5.